Legnano prova a sfatare il tabù Tortona, che ha vinto le ultime 8 gare su 9 incontri diretti. Tortona è senza i due americani, ma con un pacchetto italiani da prime 4 del girone, mentre i Knights sono come sempre privi di Benetti. Il match parte in discreto equilibrio con i canestri di Alibegovic, 16 punti 5 rimbalzi, Ndoye e Garri, mentre la Axpo va a segno con Bianchi e London, 12 punti 8 rimbalzi, con un tiro da 3 punti per il 6-9 dopo pochi minuti. Spizzichini con il libero e Ndoye da 3 allungano sul 9-13, ma i centri di Bianchi e Raffa, 12 punti 6 rimbalzi, e Serpilli costruiscono un buon parziale per Biancorossi fino al 14-16 della fine del primo quarto. All'inizio del secondo periodo, Gergati prova da 3 l'allungo, ma Raffa e Serpilli mettono assieme i punti per il primo vantaggio dei Knights sul 24-23. Legnano riesce a tenere il comando della gara fino al 32-30. Viglianisi sigla il 32-35 e prima della fine del quarto, Blizzard e Ndoye fermano il tabellone sul 36-39 dell'intervallo. Il secondo tempo è subito in favore di Tortona con i canestri di Spizzichini e Alibegovic del più 7. Legnano ci prova, ma dopo il sussulto di Raffa scivola fino al meno 9 del 39-48 sotto i colpi di Garri, 12 punti 8 rimbalzi e Alibegovic. Un canestro dall'area di Bozzetto interrompe momentaneamente l'emorragia, ma Ndoye, Garri, Viglianisi, Blizzard, Gergati e Alibegovic allungano per i piemontesi fino al 44-61 del trentesimo. Legnano prova a reagire in apertura dell'ultima frazione con il 4-0 di Bianchi, 13 punti 4 rimbalzi e Serpilli. Tuttavia Tortona non si scompone più di tanto e ritorna a più 19 con Blizzard e Viglianisi, 14 punti. Serpilli, 12 punti 6 rimbalzi, segna da vicino, ma la chiusura porta ancora la firma di Spizzichini, Blizzard e Garri, che portano il punteggio sul definitivo 55-77. Punizione pesante per i Knights, che avrebbero potuto sfruttare meglio un match casalingo in cui una vittoria avrebbe dato un po' di morale. Tortona che si conferma bestia nera dei Knights, centrando la nona vittoria negli ultimi 10 scontri diretti. Settimana di passione che porterà la Axpo alla sfida delicatissima di domenica prossima in trasferta a Cassino, in cui sarà vietato sbagliare in ottica salvezza.